Siamo in diretta su Radio Yes per parlare di una nuova forma di lavoro, il cosiddetto lavoro agile. Allora, si è svolta ieri a Milano la giornata del lavoro agile, un esperimento volto a spostare la geografia dei luoghi prediligendo quello da casa e dei luoghi di lavoro prediligendo quello da casa e quello dall'ufficio. Un'iniziativa promossa da ABI, CGL, Asso Lombarda e SDA Bocconi, che è stata vissuta con grande entusiasmo da centinaia di persone, e una nuova forma di lavoro che ha destato l'attenzione anche chiaramente dei diversi partiti. Sappiamo infatti che nel Jobs Act di Matteo Renzi un ruolo importante avrà anche appunto lo smart work, il lavoro agile, ovvero appunto quel lavoro dipendente che si può fare da casa, dall'azienda, oppure in qualche modo anche da altri luoghi esterni all'azienda, perché in fondo poi si viene valutati sui risultati, non tanto sugli orari di lavoro. Ma quali sono i pro e i contro di questa nuova forma di lavoro? Ne vogliamo parlare con il professor Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. Buonasera, professore. Buonasera a lei. Allora, professore, quali sono appunto i punti di forza di questa nuova forma di lavoro che sempre più prende piede nelle aziende italiane? I punti di forza sono l'andare incontro a delle esigenze sia dell'azienda che del lavoratore, cioè si rimettono in discussione un po' dei vincoli che a volte non hanno una vera motivazione, e invece si ha la flessibilità azienda e lavoratore di stabilire delle modalità di lavoro che sono più efficaci. Quindi in molti casi noi abbiamo definito alcune regole che sono più un retaggio che non una reale necessità. Oggi, grazie ad esempio alle nuove tecnologie, sì, possiamo lavorare in qualunque luogo e in ogni momento. Ecco, riuscire a sfruttare al meglio queste nuove opportunità apre tantissime, tantissime possibilità per una migliore vita lavorativa e anche poi per una migliore produttività. Certo. Professore, sul fronte delle aziende ci sono dei risparmi significativi proprio in termini di costi. Quali costi si vanno a tagliare? Guardi, innanzitutto il primo costo che si taglia è quello degli spazi. Sì? Gli spazi sono costosi perché vanno gestiti, pagati, mantenuti, e i casi che abbiamo portato, le esperienze sia nazionali che internazionali, dimostrano che con un'efficace organizzazione, una più intelligente organizzazione del lavoro, si possono ridurre del 30% o anche oltre. Sì. E questo vuol dire un enorme vantaggio in termini economici. Certo. Che può essere anche proiettato sull'intero sistema italiano. Immaginiamo anche che viene meno il problema anche, non so, delle trasferte, per esempio, oppure ancora per esempio anche dei ticket restaurant, è uno dei fattori che poi delle voci di spesa che poi si possono anche tagliare, che hanno magari un contributo minimo su quello che è l'intero budget, l'intero costo del lavoro delle aziende, che però hanno comunque un loro significato. Assolutamente, ci sono costi legati agli spostamenti che, se riesco a introdurre queste modalità di lavoro intelligenti, posso tagliare. Le trasferte, ad esempio, costano moltissimo, esatto, i viaggi di lavoro, e questi sono tutti costi che possono essere potentemente razionalizzati. Non vuol dire non viaggiare più, ma farlo quando realmente questo è necessario. È necessario. Ecco, ci sono vantaggi anche per gli stessi lavoratori, chiaramente, in particolare per le donne, che oggi più che mai trovano grandi difficoltà nel conciliare la vita lavorativa con la vita affettiva familiare. Assolutamente, questo è uno dei grandi driver di valore. Attraverso lo smart working io posso venire incontro dando flessibilità alle persone, e quindi in particolare le donne, anzi direi in particolare le mamme, che devono conciliare i propri impegni familiari, possono farlo avendo una leva in più, un vantaggio in più. Certo. E al tempo stesso non vengono discriminate da modelli che sono pensati più al maschile. Certo. Invece
certamente un lavoro che più per obiettivi, che lascia più possibilità di auto-organizzarsi in funzione poi di una misura degli effettivi risultati, è molto più congeniale e dà molte più opportunità a una mamma. Certo, professore, poi chiaramente anche i giovani per una questione di maggiore familiarità con le nuove tecnologie informatiche sono fra coloro che potrebbero essere i principali candidati ad un tipo di lavoro come lo smart working. Assolutamente, l'importante è che venga inteso correttamente, quindi non come il vecchio telelavoro, sì, il vincolo di stare a casa, perché i giovani poi in realtà non vogliono stare a casa, vogliono, certo, socializzare attraverso l'ufficio di lavoro, ma l'opportunità di lavorare in modo intelligente, quindi dove serve, quando serve, anche sapendo rivedere l'organizzazione degli spazi di lavoro, quindi anche l'ufficio va strutturato, pensato in modo da poter essere più in linea con le diverse esigenze che il lavoratore ha. Certo, professore, ci sono però anche dei contro, o meglio, quando si dibatte di smart working a volte le aziende hanno dei timori. Uno di questi è quello di poter perdere in qualche modo il controllo sul lavoro che viene svolto al di fuori dell'azienda. Ecco, che tipo di iniziative, che tipo di procedure o di regolamenti si possono studiare per incontrare questa esigenza di controllo? Certo, l'esperienza che abbiamo avuto, questo è un tipico timore che si ha prima, no, di lanciare queste iniziative, in realtà siccome il principio chiave è quello di andare a definire e misurare degli obiettivi attraverso degli indicatori, l'esperienza che abbiamo avuto è che in realtà è vero il contrario, cioè quando effettivamente io lavoro sulla misurazione e la programmazione degli obiettivi e quindi dei risultati, acquisisco un controllo molto maggiore, sì, perché in realtà il fatto che una persona oggi che spesso trasforma informazioni, lavora con un lavoro di concetto, il fatto che sia presente in un certo luogo, ad esempio sia seduto alla scrivania, non dà assolutamente la garanzia che lui stia lavorando, è chiaro, stia producendo. Invece la misura dei risultati lo fa molto di più. Aggiungo che i nuovi mezzi, diciamo, di comunicazione consentono comunque di collegarmi, di integrarmi, di scambiare documenti anche indipendentemente dalla localizzazione fisica. Certo, professore, dal fronte invece degli stessi lavoratori c'è chi osserva che invece un tipo di lavoro come questo a distanza a volte può rischiare di aumentare quel senso di precarietà del lavoro che oggi è sempre più diffuso. Guardi, in realtà nei fatti, no, avendo seguito le principali iniziative, posto che lo smart working va proposto e quindi reso anche possibile su base concordata e volontaria tra azienda e lavoratori, l'effetto è normalmente il contrario. Ripeto, non stiamo parlando di, quando si parla di smart working non vuol dire lavorare sempre al 100% fuori, ma avere in funzione di quelle che sono le esigenze un diverso mix di attività che vengono realizzate a distanza o presso l'ufficio. Certo. In questo caso quello che si crea in realtà è che grazie anche al lavoro per obiettivi, si rinsalda moltissimo quella che è la fiducia reciproca. Quindi in realtà quello che è una condizione, cioè il fatto che ci sia un certo livello di fiducia tra dipendente e azienda, diventa poi anche un risultato, il consolidamento di questo diventa anche un risultato dello smart working, e questo è quello che abbiamo riscontrato, ad esempio vedendo che ci sono delle drastiche riduzioni, sì, dell'assenteismo, elemento che forse, ecco, è importante anche l'aumento della produttività delle aziende che utilizzano questo tipo di lavoro. Esattamente, sono risultati veramente impressionanti che abbiamo misurato ex post, sì, quindi grazie a questa migliore organizzazione, anche alle migliori condizioni di lavoro, perché spesso l'ufficio, magari gli open space sono fonte di, su alcuni lavori sono fonti di disagio e quindi di perdita di produttività, sì, in realtà con lo smart working abbiamo avuto delle, anche su tempi lunghi, quindi in modo sostenibile, una crescita fortissima di produttività, tanto vero che poi abbiamo, sì, proiettato quelli che potrebbero essere i risultati, i benefici possibili per le imprese,
e vengono fuori degli enormi vantaggi, no? Abbiamo calcolato che sull'intero sistema parleremo addirittura tra minori costi legati a spazi fisici e riduzione dei viaggi e minori costi del lavoro, stiamo parlando quasi di 37 miliardi di euro l'anno, quindi solo in Italia, quindi stiamo parlando di vantaggi enormi, certo, per le aziende, certo, a cui vanno sommati vantaggi per i lavoratori, perché... esatto. Sì. Professore, chiaramente si tratta di una sorta di rivoluzione culturale nell'ambito del lavoro. Ecco, quante aziende in Italia sono sensibili a questo tipo di innovazione, nel senso che l'hanno già adottata o che potrebbero essere favorevoli ad un tipo di lavoro come questo, ad adottarlo? E che tipo di aziende sono in genere? Sono aziende grandi, aziende piccole? In quali settori sono impegnate? Allora, concettualmente questo tipo di principio può essere applicato quasi a qualunque settore. I settori in cui è più complesso applicarlo sono quelli che sono fortemente basati sulla trasformazione fisica del prodotto, quindi è chiaro che se c'è una linea di montaggio io ho dei vincoli maggiori. E tuttavia a suo modo anche un'azienda che fa trasformazione fisica può applicare principi di flessibilità, magari più che nello spazio, negli orari di lavoro, avendo, certo, grandissimi vantaggi. Quindi i settori possono essere molti. Quelli dove oggi si sta diffondendo di più sono i settori legati tendenzialmente in imprese grandi, sì, imprese che sono spesso parte di multinazionale, quindi in cui la cultura manageriale è più orientata a un lavoro per obiettivi. Il vero, effettivamente, quella che è la rigidità, la vera resistenza, dipende più che altro dalla paura dei capi intermedi di perdere il controllo come dicevamo prima, dei loro lavoratori e dei processi appunto che riguardano il lavoro. Professore, quanto conta la possibilità che in qualche modo la legge possa incentivare questo tipo di lavoro? Ecco, le aziende dovrebbero trarre forse un qualche beneficio, ecco, servono degli incentivi nell'adozione di queste nuove forme di lavoro. Noi sappiamo che appunto, come detto in apertura di questo spazio, il tema dello smart working entrerà a far parte del cosiddetto Jobs Act del Partito Democratico, che sarà presentato fra poco, ma ci sono già delle proposte di legge depositate in Parlamento che riguardano proprio questa forma di lavoro agile. Ecco, che tipo di incentivi potrebbero venire sul fronte normativo? Allora, l'incentivo principale, poi si parla anche di incentivi economici per le aziende, sì, ma l'incentivo principale, quello più importante, è la riduzione di quelle che sono le rigidità normative. In Italia quello che chiamiamo telelavoro è rimasto un fenomeno di nicchia rispetto ad altri paesi, parliamo del 3-4% contro il 15-16% di paesi come la Danimarca, ad esempio, perché la normativa italiana che poi è falsamente tutelante nei confronti dei lavoratori, pone alle imprese tanti e tali obblighi e vincoli, certo, che non aiuta in questo senso, è chiaro. Il telelavoro ancora più vincolante sia per l'impresa che per il lavoratore stesso, quindi si trasferiscono tutti gli obblighi e i vincoli di fatto dello spazio di un ufficio all'interno dell'abitazione del lavoratore. Certo. Lo smart working, il nuovo disegno di legge presentato da tre parlamentari, peraltro di diversi partiti, Partito Democratico, Nuovo Centrodestra e Scelta Civica, sono rispettivamente l'onorevole Mosca, Saltamartini e l'onorevole Tinagli. Ecco, è un ottimo disegno di legge perché riconosce, fa un passo avanti fondamentale, perché riconosce una nuova tipologia, una nuova fattispecie che chiama proprio lo smart working, all'interno della quale è consentito a lavoratori e aziende di andare a stabilire delle diverse regole, quindi dando molta maggiore flessibilità. E questa è veramente la chiave di volta, perché vuol dire
vuol dire effettivamente cominciare a togliere un tabù, no? Ed incentivare quindi lo sviluppo di questo tipo di lavoro. Professore, noi purtroppo dobbiamo salutarla, la ringraziamo però per questa ampia panoramica sullo smart working. Lo ricordiamo per chi ci ascolta, professor Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. Le auguriamo buon lavoro. Grazie a lei e ascoltatori. Arrivederci.